Buongiorno, eccoci ai corsi estivi della Gitronic Robotics in tema di programmazione dei PLC con Tia Portal versione 17, la nuova rilasciata nel mese di maggio del 2021. Oggi vi presentiamo un programma per la gestione di un piccolo servo drive molto economico, molto facilmente reperibile in internet e anche molto facilmente controllabile. Abbiamo bisogno di collegare solo tre segnali, l'uscita ad alta velocità impulsi PTO per la frequenza con cui andremo a pilotare la matrice di passo, un segnale invece che non è ad alta velocità ma che determina la direzione in cui girerà il motore e un terzo segnale che accende o spegne il servo drive. La tabellina che vediamo qui disponibile sul servo drive ci permette di suddividere lo step di base di 1,8 degree per passo in sottomultipli, ad esempio quello più semplice e meno fine è un doppio del default, cioè 200 impulsi per giro. Vediamo che questo semplice servo drive può arrivare con una regolazione dell'apposito dip switch a eseguire fino a 50.000 impulsi per ogni giro, che equivalgono a una risoluzione di 0,0072 gradi per passo. Dispone anche di un limitatore di corrente, di cui questa è la tabellina, per mettere in protezione il motore e il servo drive da eventuali blocchi. Per fare queste regolazioni è necessario impostare questo semplice dip switch come indicato sull'intestazione delle tabelline. Simone Cavallini ha realizzato il nostro progetto che ci permetterà di eseguire non solo il controllo dello stepper ma anche un'accelerazione a rampa dello stesso. Per far questo ha disposto un commutatore che potrà settare la velocità in maniera manuale tramite impostazioni in Hertz oppure con un tempo di rampa che permette l'accelerazione del motore, come sentiremo anche dal rumore che lo stesso motore esegue. Vediamo prima però quali sono i comandi da utilizzare. Il comando principale è un PTO control. Il PTO control permette di generare l'uscita impulsi una volta che è stata definita e settata da tasto destro proprietà della CPU nel Project Tree. Tasto destro proprietà, ecco, si abilita qui. Andiamo a vedere le proprietà PTO. Scendi. Pulse Generator, eccolo qui, è stato abilitato il primo canale. Del primo canale abbiamo disabilitato la direzione in quanto il nostro servo drive non ha necessità di controllare in PTO anche la direzione. Quello che adesso ci può interessare è la definizione di un timer che definisce la lunghezza di rampa di accelerazione. Se vuoi spiegare un po' cosa hai fatto. Abbiamo scelto di mettere nel rang un T-Pulse, quindi una volta attivato il selettore, il T-Pulse conterà 15.000 millisecondi e abbiamo deciso di normalizzare e scalare, quindi una volta che viene attivato questo T-Pulse, il Norm X conterà e scalerà da 0,15.000 a 0,2500 giri, la velocità che abbiamo impostato, e la riporteremo su una variabile, nel seguente touchscreen, velocità automatica. In questo esercizio possiamo anche impostare la velocità manualmente tramite enable e anche decidere la direzione tramite il seguente tasto dir. Ok, facciamo una dimostrazione pratica. Questa è la seguente dimostrazione. Una volta che attiviamo la modalità automatica, il nostro stepper incomincerà ad avere una rampa di salita di 15 millisecondi e quindi arrivare a una velocità di 2005.
Una volta disabilitato il nostro selettore, quindi portato a zero, il motore si fermerà. In questa esercitazione possiamo anche impostare la velocità manualmente, quindi possiamo mettere anche a questo punto 2005 anche qua, dare l'invio e poi attivare con il seguente pulsante, diciamo levetta touch, la velocità diretta al nostro motore. Possiamo fermarlo, riattivarlo e cambiare anche la direzione. Ok, vediamo che il sistema è molto reattivo. Ok, rimandiamolo in rampa. Perfetto, grazie mille. Allora, il sorgente del programma che abbiamo visto sarà disponibile nel sito www.gitronic.it nella sezione programmazione di PLC. La spiegazione di quello che abbiamo fatto è presente in questo libro di testo appositamente scritto per gli studenti di ITIS ed IPSIA, anche in sistemi a multiasse, come potete vedere. Il libro è disponibile su Amazon. Questa è la copertina, l'ultima edizione è del 2021 e l'ISBN in cui lo potete trovare è riportato qui nell'etichetta. Grazie per la visualizzazione, arrivederci.